ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Whirlpool Arçelik. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Golden Power, ossia lo strumento che di fatto autorizza il governo ad esercitare poteri speciali nei settori strategicamente rilevanti, che autorizza la fusione tra l'azienda che produce elettrodomestici e la turca Arçelik. Tra le condizioni poste dal governo, il mantenimento dei siti produttivi in Italia e quindi dei livelli occupazionali. Un aspetto importante, specifica il presidente Acquaroli in un post, anche per le Marche, dove sono coinvolti diversi stabilimenti e moltissimi lavoratori. Ci sono i due stabilimenti marchigiani, quello di Fabriano e quello di Comunanza, tra le 9 fabbriche, oltre alla sede direzionale sempre di Fabriano, che da Whirlpool conferiscono nella nuova società da costruire con la turca Arçelik. Dall'azienda turca ne conferiscono 2. I dipendenti saranno 20.000 in tutto, la maggior parte, 14.000, da Whirlpool. Nelle Marche sono interessati circa 1.500 lavoratori diretti, più di 300 a Comunanza e il resto nel fabrianese tra lo stabilimento di Melano e la sede impiegatizia, dove c'è anche il polo unico di progettazione. E questo è positivo perché? Perché comunque sia questa autorizzazione che il governo italiano di fatto dà a questa fusione, però tende a garantire la permanenza degli attuali siti produttivi lì dove sono ed è anche dell'attuale situazione occupazionale, quindi non dovrebbero essere licenziamenti e cose di questo genere. Quindi è una fase importante che si aspettava da tempo, si temeva un po' per quelli che potevano essere gli sviluppi. Secondo me, con questa attività portata avanti dal governo italiano, credo che ci siano le condizioni per poter far ben sperare nei livelli occupazionali sul mantenimento di tutte le maestranze, anche qui nelle Marche. È chiaro che continueremo a seguirla con grandissima attenzione.